Ma buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Sì, questa è la posizione solita, o dei video riflessione o dei video aneddoti. Oggi vorrei registrare un paio di video aneddoti. Qual è la particolarità di questi video? Qual è la peculiarità che li differenzia dal video riflessione? Perché sono semplicemente momenti, sono semplicemente racconti di momenti di vita vissuta che non hanno alcuna pretesa. Non c'è la pretesa di stimolare una riflessione, non c'è la pretesa di voler trasmettere un messaggio morale, assolutamente niente di tutto ciò. Sono video pensati solo ed esclusivamente, ma proprio ci tengo a sottolinearlo più di altre volte, per compagnia, ok? Abbiamo parlato più volte appunto della solitudine. E questi video mirano a non far sentire le persone sole, nel senso, se una persona ha molto tempo libero, magari la giornata non è particolarmente bella, non ha chissà quali impegni da affrontare fuori di casa, sottolineando sempre che è meglio sempre uscire di casa, sempre. Però, qualora non fosse possibile, ci fossero degli impegni, ci fossero degli intoppi, magari uno ha il morale basso, magari il tempo è brutto, insomma. Tutto questo ventaglio di possibilità, io sono qui, ogni tanto mi propongo per farvi compagnia con delle storie molto, molto, molto semplici. Proprio si tratta di roba semplice, nulla di arzigogolato e neanche nulla di complesso, perché a volte si ha soltanto voglia di leggerezza. Io a volte ho voglia di profondità, però a volte ci sta anche la leggerezza, è importante anche quella, è bene bilanciarle le due cose, ok? Perfetto, quindi partiamo subito con l'aneddoto. Allora, questo aneddoto è recente, una roba recentissima, cioè ci è capitata in primavera. Allora, in primavera io e Simone siamo andati, ci siamo presi 3 giorni, non mi ricordo più se era prima o dopo Pasqua, credo prima, poco prima di Pasqua, ci siamo presi 3 giorni e siamo appunto andati a Verbania sul Lago Maggiore. Tra l'altro, ne approfitto con questo video aneddoto per correggere che nell'ultimo video dei prodotti finiti, o l'ultimo video top e flop, io ho detto che il Lago Maggiore era in provincia di Novara, testa di cazzo. Il Lago Maggiore è provincia di Verbania, sveglia, eh? Perché io poi mi riguardo i video, sento certi sproloqui e dico: ma che cazzo ho detto? Quindi in quel caso fate bene a correggermi. Quindi niente, ci siamo presi questi 3 giorni e ci siamo fatti appunto un weekend lungo in quel di Verbania. È stato molto molto carino. Ve l'avevo già raccontato, abbiamo fatto un sacco di chilometri a piedi, è stato molto bello, abbiamo costeggiato il lago, non tutto perché non è che siamo due maratoneti, ed è stato bello. La prima sera, allora durante, allora non mi ricordo più, durante, ok, a pranzo siamo andati al McDonald's, molto molto semplicemente, un crispy McBacon a testa, boh. Poi ci siamo fatti, ripeto, una passeggiata veramente lunga, più o meno, finito il pasto, finito il pranzo, che ne so, saranno state le 2, fino alle 6:30, 7 abbiamo camminato, finché poi siamo arrivati in camera, in albergo, ci siamo fatti una doccia velocissima, ci siamo cambiati, perché non faceva caldo all'epoca, faceva freddino, ci siamo cambiati e abbiamo detto usciamo per la cena. Mi sembra che Simone avesse cercato su Google Maps un paio di pizzerie, erano tutte chiuse. Benissimo, ottimo. Dopo un po', riesce a trovarne una aperta. Non so se è riuscito lui o sono riuscita io, non mi ricordo più perché se guida lui, giustamente mi occupo io, forse l'ho trovata io, ed era in una zona un po' più lontana dal nostro albergo, ok? Quindi forse ci siamo spostati verso Intra e Pallanza, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, che sono sempre due località, bagnate appunto dal lago. Niente, abbiamo trovato questa pizzeria, entriamo, una pizzeria molto carina, molto semplice, quindi 3 vetrine alla buona, senza chissà quali, per dire, tendaggi, chissà quali colori, semplicemente delle vetrine molto spoglie con i tavoli, pulito, bello, gestito da una famiglia, quindi il figlio prendeva le ordinazioni e madre e padre cucinavano, molto molto semplice. Quindi ci rechiamo dentro questa pizzeria, ci accomodiamo per la cena e ci prendiamo 2 pizze. Dopo tutti quei chilometri fatti di camminata, la pizza ci stava. Mi sembra che io mi sono presa una bella gorgonzola, una bella greca con aggiunta di gorgonzola, quindi
pizza greca, quindi margherita con olive nere, che io preferisco taggiasche, però in quel caso erano olive nere, e poi l'aggiunta di gorgonzola. Mentre mio marito ha preso un qualcosa di, forse col prosciutto, prosciutto e funghi, non mi viene più in mente che cosa ha preso, però anche lui ha preso un qualcosa di bello carico perché, con tutto, ripeto, con tutta la camminata che ci siamo fatti, ce lo meritavamo. Arriviamo alla parte finale della cena, ci siamo detti scusa, con tutte le calorie smaltite oggi, un dolcino ci sta. Allora, non so se lui ha preso il tiramisù, perché il dolce preferito di Simone purtroppo è il tiramisù, banalità che regna. No, scusate, questo è un commento cretino. Io non sono fan del tiramisù, non sono fan del caffè, ci sono altri dolci che mi piacciono, però anche io sono banale, perché il mio dolce preferito è la meringata, per cui... Per carità. Secondo posto, torronata. E se non avete mai assaggiato la torronata, vi consiglio altamente di farlo. Per cui lui si è preso il tiramisù mentre io mi sono scelta il cuore caldo. Lo sapete il cuore caldo qual è? È quel tortino di cioccolato che poi quando voi gli passate la forchetta per tagliarlo, perché è molto molto tenero, cioè è sempre una... un impasto, non è frolla, è un po' più morbido, quasi come fosse... Pan di Spagna, però tutto al cacao. Quando poi ci passate la forchetta per tagliarlo, esce tutto il cuore caldo, quindi esce proprio la crema di cioccolata calda. Quindi è buonissimo, ovvio. Esiste sia al cioccolato, ma l'ho mangiato anche al pistacchio. Molto buono in entrambi i casi. Chissà se qualcuno fa il cuore caldo al cioccolato bianco o alla nocciola, sarebbe un ottimo esperimento per il video Porcate Alimentari. Quindi mi sono presa questo cuore caldo, sapete che quando ordinate il cuore caldo non vi portano sto tortino e basta, ti mettono un piatto grande, ti mettono un po' di topping al cioccolato, ti mettono una bella spolverata consistente di zucchero a velo, insomma rendono il piatto, rendono il dessert un po' più presentabile, perfetto. Quindi io mi gusto questo cuore caldo che ne avevo proprio voglia, ripeto non faceva caldo, ad aprile faceva freddo, io avevo ancora giacca invernale, proprio il piumino. E quindi niente, me lo sono proprio gustato, l'ho fatto assaggiare anche a Simone un pezzettino, mentre io il tiramisù non l'ho assaggiato perché, ripeto, non mi piace. Boh, finiamo la serata, finiamo la cena, ci siamo detti facciamo quattro passi, abbiamo fatto quattro passi, però ripeto, faceva un freddo becco che a una certa ci siamo detti sì, ok, due passi, però fa freddo, quindi io tornerei in camera, tornerei in albergo. Durante il percorso dalla pizzeria, perdonate, all'albergo c'era un po' di strada, non erano proprio vicine. Non dico che fossero lontane, tipo un'ora, ma un 20-25 minuti di macchina. Quindi molto piacevole, ti ascolti la musica e torni verso l'albergo. Mentre eravamo in macchina, io dico, mi è venuto il raschietto. Dico a mio marito, com'è possibile che tutto il giorno abbiamo camminato, siamo stati bene, eccetera, c'ho proprio... La gola che pizzica, no? Cioè, proprio ho il raschietto, non capisco perché. Boh, niente, continuiamo ad ascoltare la musica e io dico: ma non riesco quasi non riesco a deglutire, quasi non riesco a. Cioè, faccio fatica proprio a far passare l'aria, no? Che cacchio è sta roba? Boh, non riesco a capire. Lui mi fa: non ho idea, però anch'io ho una sensazione di raschietto. Ah, benissimo. Nella mia mente. Nella mia, perché poi dopo ci sono arrivata, ma nella mia mente in quel momento dico: cosa può essere stato? Cioè, avrò mangiato qualcosa che mi ha fatto male, no? Che mi ha recato disturbo alla gola. Che ne so io? Boh, le pensi tutte in quel momento lì. Dico: l'unica cosa che poteva essere in polvere che ho mangiato proprio in questa pizzeria era lo zucchero a velo del tortino, del cuore caldo. Quindi dico: non è che lo zucchero a velo mi ha irritato la gola, cioè, le pensi tutte. Non era possibile perché lo zucchero a velo lo mangi in tutti i dolci, per cui se non è mai successo, a meno che tu non sia allergica allo zucchero a velo e agli aromi vanigliati che ci sono dentro lo zucchero, non succede niente, ma soprattutto questo raschietto pesante. E quindi mentre Simone guidava, mancava sempre meno all'arrivo in albergo, io dico: ma boh, non lo so, cioè proprio mi si è sviluppato tutto adesso questa cosa pruriginosa alla gola, ma che cacchio, sarà lo zucchero a velo? Gli ho detto, hai tenuto lo scontrino, perché non si sa mai, quando vai a mangiare in un posto che non conosci, anche quando lo conosci,
Ma quando non lo conosci è sempre bene lo scontrino tenerlo per 1, 2, 3 giorni. Ancora succede qualcosa e poi, insomma, puoi rivalerti, no? Ecco, puoi avere il riferimento e dire io sono venuto a mangiare qui e mi è successo questo, ok? Quindi io dico a lui, ce l'hai lo scontrino? Lui mi fa, no, ce l'hai tu. Perfetto, guardo in borsa, c'è. Lo scontrino c'è. Dico, boh, aspettiamo ancora un attimo. Se dovessimo stare male, non lo so, o andiamo al ristorante, andiamo all'ospedale, non lo so. Dico, che bella sta vacanza, che culo. Vabbè. Poi c'è stato un attimo che mi sono schiarita la gola, poi spengo la musica perché c'era qualcosa che non mi piaceva la radio. Spengo un attimo l'autoradio, spengo, tutto silenzio in macchina e sento. E dico oddio, oddio. Metto la mano destra nella tasca destra del mio piumino, prendo quello che c'era dentro, che potete immaginare, visto il pizzicore, lo guardo, lo tiro fuori, lo guardo ed era bagnato. Che cos'era? Era lo spray al peperoncino che chissà come ho fatto, erroneamente ho tolto la sicura, non so come ho fatto, probabilmente quando mi sono seduta in macchina mi sono appoggiata con la mia panzettina o con le braccia, non ho idea, mi sono appoggiata sulla tasca dove c'era lo spray al peperoncino, ho tolto la sicura e quindi lo spray al peperoncino ha iniziato a propagarsi per tutta la vettura. Fantastico. Io guardo Simone e dico, guarda, c'ho il dito bagnato, quindi questo perde. Poi con tutto silenzio, shh, vuol dire che stava proprio rilasciando, no? Allora Simone mi fa un attimino che mi fermo nel primo parcheggio, prendiamo sta roba qui, la buttiamo subito via. Ok. E così abbiamo fatto. Ci siamo fermati in un parcheggio con calma, senza fare i pazzi, perché tanto ormai la gola era completamente irritata. Quindi abbiamo preso questo spray al peperoncino e l'abbiamo buttato nell'immondizia. Non avevamo un sacchettino dove avvolgerlo, per cui l'abbiamo buttato in un cassonetto. Non so se abbiamo fatto bene, ma in quel momento ci sembrava la cosa più immediata, più furba da fare in quel momento, più che altro per preservare la gola e l'abitacolo e l'ambiente nell'abitacolo. E qualcuno dirà: ma come mai avevi lo spray al peperoncino nella tasca della giacca? Lo spray al peperoncino l'avevo acquistato oramai. Tutto quello che vi ho raccontato è successo appunto ad aprile 2023. Lo spray peperoncino l'avevo acquistato nell'estate del 2022 perché per diverse sere io ho fatto la cat sitter e andavo a dare da mangiare appunto al gatto alla sera verso le 10 per poi ritornare al mattino dopo verso le 8. E alcune sere in cui uscivo di casa con Simone, verso le 10 di sera, 9 e mezza, 10 meno un quarto, abbiamo visto dei volti proprio non il massimo, insomma, della sicurezza, ecco, non proprio, non molto raccomandabili, per cui mi sono detta uno spray peperoncino lo compro, me lo metto in tasca, che non si sa mai. Non mi è mai capitato di usarlo, per fortuna. Però, con i tempi che corrono, io consiglio di comprarselo e ficcarselo in tasca. Lo trovate in farmacia, lo trovate in ferramenta. Vedete un po' voi dove vi conviene comprarlo. Io l'avevo preso in farmacia e non l'avevo pagato poco, perché sono 20 ml e costa sui 15 euro, quindi non costa poco. E che è un prodotto usa e getta, quindi dal momento che la sicura la fai partire, quel prodotto lì è da buttare. Cioè tu lo usi una volta, poi non è come un deodorante, lo usi, si richiude, metti il tappo, tu lo rimetti in tasca. No, quello lì è fatto proprio per essere utilizzato nel momento del bisogno, nel momento del pericolo. Lo usi, poi ciao, lo abbandoni oppure lo butti via da qualche parte. Ecco, insomma, per scongiurare il pericolo imminente. Per questo motivo avevo lo spray al peperoncino e non l'ho mai tolto, quindi da quando l'ho comprato nell'estate più o meno del 2022 me lo sono sempre tenuto nella tasca della giacca, nella tasca dei pantaloni, quando uscivamo alla sera ce l'avevo sempre in tasca. Non l'ho mai più, mai utilizzato, mai trovato, non ci siamo mai trovati in situazioni in cui ho dovuto usarlo, però siccome avevamo visto queste facce poco raccomandabili mi sono detta meglio averlo.
Ecco, quindi questo è il motivo per cui io avevo lo spray e il peperoncino, perché lo mettevo sempre nella tasca della giacca, non era mai successo niente, me lo sono portato dietro appunto da giugno del 2022 fino ad aprile 2023, mai partita la sicura, eppure movimenti con la giacca, con le braccia ne ho sempre fatti e non era mai successo, mentre in quel momento lì sì. Quindi quello che volevo dire, tutta la sera, in quel momento lì in cui c'hai il bruciore in gola, ti viene da dire ma che cosa sarà stato? Ho mangiato qualcosa di sbagliato. Invece poi, quando ci siamo accorti che è stato lo spray al peperoncino, nella mia mente si è aperto il cassettino della memoria che molti di voi, se vi siete iscritti da poco al canale, se è da poco tempo che vedete i miei video, non conoscete. Io ho aperto il canale nel 2016 e la maggior parte dei video, quindi tutti i video registrati dal 2016 al 2020, li ho registrati nella casa dove abitavo prima. In quella casa lì, oltre a essere successe un milione di cose, tanto da de dedicarci un video, io e Simone abbiamo fatto un video di tutto quello che è successo in quella casa lì, la casa degli orrori, però io la ricordo comunque con affetto perché ci ho vissuto tanti anni, dal 2013 al 2020, c'è stato ovviamente in piena pandemia, quindi maggio 2020, quindi pieno lockdown, piena pandemia dove la gente non poteva uscire se non con la mascherina e se non con l'autorizzazione, ok? In quella vecchia casa c'è stato un rave party dove sono arrivate 12 volanti per appunto arrestare questo rave che era al primo piano del nostro alloggio, al primo piano dell'appartamento dove abitavamo noi, del condominio, perdonatemi. E all'epoca la polizia aveva buttato nella tromba delle scale proprio lo spray urticante. E io all'epoca, molto ingenuamente, perché da questo punto di vista in effetti ero ignorante, non sapevo nulla, avevo aperto la porta di casa per vedere, per sentire meglio che cosa stava succedendo, non fosse che tutta questa roba che si stava propagando nella tromba delle scale era entrata anche in casa nostra e quindi la stessa sensazione che ho avuto lì, questa primavera, ce l'ho avuta poi nel 2000, ce l'ho avuta prima nel 2020, che mi era bruciato fortissimo la gola, anche gli occhi, tanto che ti dicono mangia poi del pane, mangia qualche carboidrato, pane, croissant, brioche che ti pulisca un po' la gola. Ecco. E così avevo fatto all'epoca. Mentre invece in questa primavera qui la sensazione era stata un po' meno forte, quindi non era così urticante neanche negli occhi proprio per niente, era urticante in gola, ma non così tanto come nel 2020, che veramente c'avevo proprio, mi sentivo proprio i granellini qua. Ecco. Finito il racconto, io spero di avervi tenuto compagnia. Come avete visto, non ci sono insegnamenti, se non state attenti quando avete lo spray al peperoncino, fate molta attenzione che la sicura parte subito. E bisogna fare molta attenzione. La cosa intelligente sarebbe tenerlo in un astuccetto rigido, di modo che tu lo muovi, anche se lo muovi, lo sbatacchi, in teoria la sicura non dovrebbe partire, ok? Però lo spray e peperoncino, quando uno ne ha necessità, deve avere, come dire, c'è una certa velocità. Devi essere veloce a tirarlo fuori. Se tu lo metti già in un astuccetto e l'astuccetto lo metti dentro la borsa, capita il momento in cui ne hai bisogno, devi aprire la borsa, aprire l'astuccetto, prendere lo spray. Molto meglio tenerlo in tasca, come ho fatto io. Però bisogna fare molta, molta attenzione. Questo è il succo del discorso. E quindi ci mancava anche l'esperienza con lo spray al peperoncino urticante in gola. Niente, io spero di avervi tenuto compagnia. Adesso vi racconto un altro aneddoto, perché questa poltrona, devo dire, oltre a stimolarmi il sonno, però mi stimola anche gli aneddoti e me ne sono scritti diversi. Non c'è nulla di privato e molti mi dicono: a me piacciono i tuoi video perché ci sono racconti un po' della tua intimità, della tua privacy. Sinceramente, questi aneddoti non fanno parte della mia privacy, cioè io le ritengo cagate, le potrei raccontare alla mia vicina di casa, alla mia dirimpettaia, non fanno parte di quelli che sono i miei sentimenti, i miei affetti, le mie situazioni,
spiacevoli o piacevoli che ho vissuto nella vita, sono proprio cose per passare il tempo, ecco, per farsi magari anche due risate e sdrammatizzare, punto. Non certo per divulgare gli affaracci miei, ma questo lo sapete perché l'ho già detto tante, tante, tante volte. Il video è finito. Ciao ciao, vi aspetto nei commenti.